L'unica nota negativa è stato il risultato. Purtroppo ci tenevamo tanto a fare bene alla prima uscita in casa con i nostri tifosi che fin dal primo giorno che siamo tornati a Trapani ci hanno accolto benissimo, ci hanno fatto sentire a casa subito. E purtroppo è stata una partita che è stata caratterizzata da un episodio al primo minuto e poi purtroppo hanno raddoppiato su un errore individuale, non è stato un errore di squadra. Quindi poi abbiamo cercato di reagire nel migliore dei modi, nel secondo tempo abbiamo cercato di proporre il nostro gioco, abbiamo fatto qualche tiro in porta, il portiere è stato anche molto bravo, quindi cerchiamo di prendere le cose positive e lavoriamo su quello che possiamo migliorare. No, vabbè, adesso piano piano ci abitueremo al terreno di gioco, non è facile passare da un campo in erba a un campo sintetico, però le difficoltà che proviamo noi le provano anche gli avversari, quindi sarà il nostro compito adattarci subito e cercare di totalizzare più punti possibili, soprattutto nelle mura di casa nostra. Quindi se i tifosi continueranno a sostenerci così, noi metteremo il massimo impegno e sono sicuro che cominceremo il campionato nel migliore dei modi. Gli aspetti da migliorare ce ne sono, abbiamo ancora 15 giorni per lavorare, quindi ci impegneremo al massimo. Poi si sa, il campionato di B è un campionato molto lungo, è un campionato difficile. Prima sentivo anche l'intervista del mister, diciamo che le squadre di C stanno mettendo in difficoltà le squadre di Serie B perché loro magari si preparano a un campionato un po' più corto e quindi i carichi di lavoro sono diversi. Però sono sicuro che per come abbiamo lavorato noi ne verremo fuori alla grande. E avevamo già avuto un primo incontro in settimana durante l'allenamento e oggi penso ci sia stata una cornice di pubblico incredibile che ci ha spinto dall'inizio alla fine. È chiaro che ci tenevamo a vincere, non ci siamo riusciti, però sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto. Penso che abbiamo cercato fino in fondo di ribaltare il risultato, non ci siamo riusciti, però pensiamo al campionato. Beh, il terreno di gioco ancora non è in perfette condizioni per una partita di calcio. In settimana ci siamo allenati e abbiamo trovato un po' di difficoltà anche oggi, però è questo il campo, dunque prima ci adattiamo meglio è, sappiamo che col tempo migliorerà, aspettiamo. Questa è una domanda da fare all'allenatore, io posso dire che il gruppo è buono, i ragazzi sono vogliosi e pieni di entusiasmo. Noi più anziani dobbiamo metterci a disposizione loro per farli sentire ancora di più parte integrante e poi sotto l'aspetto tattico tutti quei discorsi spettano all'allenatore. Sì, non era una distrazione la Coppa Italia perché come ben sai l'anno scorso la Coppa Italia ci ha portato a calcare un campo importante, ci tenevamo a far bene, non ci siamo riusciti sotto l'aspetto del risultato, però dalle buone cose fatte oggi dobbiamo ripartire in previsione del campionato che sarà lungo e faticoso. Sicuramente, da lavorare non solo il reparto difensivo, penso che il lavoro serve sempre in tutti i reparti. Oggi purtroppo abbiamo commesso due o tre ingenuità dove ci hanno punito e quando si sbaglia e c'è il gol viene sempre rimarcata e evidenziata. Però devo dire che la reazione della squadra c'è stata, la mentalità, perché abbiamo cercato in tutti i modi di fare gol, di riaddrizzare la partita. Abbiamo trovato un grande portiere oggi che ha impedito alcune situazioni importanti nostre. Ti ripeto, c'è da lavorare, l'ambiente è quello giusto. Abbiamo lavorato bene il ritiro perché abbiamo immagazzinato tante nozioni, tante cose con molti giovani e ragazzi nuovi. È un po' difficile subito entrare nei meccanismi giusti. Ci metteremo l'impegno per maggiore sicuramente per la prima di campionato. Sì, oggi era bellissima la nuova curva, sapevamo che
era piena, come lo era anche tutto lo stadio. L'unico rammarico penso che sia quello di aver deluso, tra virgolette, un po' la gente che voleva vedere una vittoria, la prima in casa.